Un momento di incontro e di confronto per tracciare le attività svolte durante il 2015 e annunciare le iniziative sociali e di solidarietà che saranno avviate nel prossimo anno. Il vescovo della diocesi di Acireale, Monsignor Antonino Raspanti, ha incontrato ieri i giornalisti per il consueto scambio di auguri natalizi. Nella sede del Palazzo Vescovile, Monsignor Raspanti ha reso note anche le novità che riguardano le iniziative di carità coordinate dalla diocesi e avviate dalla Caritas, dalla Società San Vincenzo Vincenzo dei Paoli e da San Camillo. Inevitabile il riferimento all'anno giubilare, l'anno della misericordia. E in genere quando chiediamo tempo, disponibilità per fare un po' di gioco, un po' di allegria, un po' di compagnia, abbiamo avuto grandissimo riscontro. Di questo io sono grato agli ascesi e a tutti gli abitanti della diocesi, cattolici, talvolta anche non cattolici, perché vuol dire che c'è una sensibilità che non è nata ieri. Quindi noi possiamo fare queste iniziative con la San Vincenzo, con la Caritas, di cui abbiamo discusso, possiamo fare questa iniziativa solo perché c'è veramente un aiuto. E questo mi dice anche che c'è la voglia di esserci, di partecipare da protagonisti da parte di tutti, perché si capisce che quello che si fa non si fa né per la faccia del vescovo, del prete, ma si fa per amore vero a chi ha meno, a chi è meno fortunato, a chi è più solo e non solo in questi giorni. Infatti, sì, alcune iniziative sono straordinarie, ma alcune iniziative vorremmo che fossero ordinarie e si mantenessero nel tempo. Abbiamo il servizio di strada, cioè portare una o due notti a settimana la cena per le strade, soprattutto d'inverno, no? Questo ormai lo facciamo da alcuni anni e io sono molto contento e so che altri sono disponibili a farlo nei nostri paesi. Speriamo che questo numero cresca, non per fare quantità, ma per dare veramente sollievo. E credo per crescere noi che siamo i normali, i sani e quelli che possiamo di più. Tra le altre iniziative di solidarietà annunciate, quella di giorno 30, un'asta di beneficenza presso i locali del centro San Camillo. L'augurio formulato, quello di poter reperire altri spazi nei locali di San Rocco da adibire a servizio doccia e lavaggio biancheria.